Altro dato, Giovanni, che non abbiamo detto è che la 37esima edizione, spero di poterla raccontare con Giuseppe Longo, lo dicevo, animatore parrocchiale, giornalista di Logos, in viaggio verso Lisbona con i giovani lucani. Chiedo alla regia un segnale per capire se il collegamento è pronto, ma pare continui a saltare purtroppo. Io vi racconto intanto che dicevi di Lisbona, dicevi bene Giovanni, un paese che è pronto ad accogliere ben oltre 1 milione di giovani in questo caso. Altro aspetto è la prima GMG dopo la pandemia. Siamo collegati. Mi senti, Giuseppe? Sento chiaro e forte, mi sentite voi? Grande. Sì, benissimo, anche noi. Dunque, raccontiamo un po' il cammino verso questa GMG. Siete partiti ieri, dove state andando oggi? Raccontaci. Sì, siamo partiti ieri mattina, siamo in Pullman, una lunga giornata di viaggio e lascerei la parola a qualcuno dei ragazzi, evidentemente. Sì, facci sentire un po' le voci. Allora, questo è il secondo giorno. Ieri siamo partiti. Come ti chiami e da dove vieni innanzitutto? Vengo da Campomaggiore e questa è la mia prima GMG. Appunto, come ha detto prima Giuseppe, questo è il secondo giorno. Ieri mattina, dopo la messa, siamo partiti. Bus, ho fatto tante ore di viaggio Perché e siamo. hai deciso di partire per questo incontro? Ho deciso di partire per in qualche modo mettermi in gioco, ma allo stesso tempo anche per crescita, per scoprire magari quello che è la vera esperienza della GMG. Ok, io vorrei sentire anche la voce di una ragazza, se possibile, e poi tornerei a Giuseppe. Ciao, sono Sara e vengo da Nova Siria, in provincia di Matera. E ho scelto di partire perché volevo scoprire, conoscere, fare amicizia e vivere insomma i valori di fratellanza e amicizia. Benissimo, ci piacerà sicuramente sentirvi anche al rientro per condividere con voi le vostre emozioni. Giuseppe Longo, torno da te perché vorrei sottolineare un aspetto. La GMG non è solo una giornata, ma appunto siete partiti ieri, quindi un pellegrinaggio. Che percorso Sì, è un seguite? grande meeting praticamente che dura diversi giorni e si svolge ogni 2 o 3 anni, ogni anno a livello diocesano e ogni 2 o 3 anni a livello, diciamo, mondiale, ecco perché è giornata mondiale della gioventù. E passerei la parola a questo punto a Don Ascolta, no, Giampaolo volevo Priego sapere che. quanti lucani, quanti giovani lucani stai accompagnando? Il gruppetto di Matera ha una decina di componenti Sì. fondamentalmente e poi c'è il gruppetto di, noi siamo nel pullman interdiocesano di Matera, Tursi e Tricarico Sì. e quindi riempiamo un autobus, un altro autobus è riempito dalle diocesi di Potenza e di Melfi, quindi altri 2 autobus mi suggerisce. Il responsabile di Tricarico della pastorale giovanile sono Potenza e Melfi, quindi abbiamo circa un 130-140 giovani che vengono dalla Basilicata a questo Benissimo. evento che sta raccogliendo più di 300.000 giovani da tutto il mondo e più di 60.000 dall'Italia. Passerei Sì, più di 1 milione di la parola giovani. a Sì. Don Giampaolo Grieco, che è Sì. il responsabile del servizio di pastorale giovanile della diocesi di Matera, Sì, che ha alle assolutamente. spalle Stage MG. Sì. Bene, Questa sarebbe la settima. facci ascoltare la sua voce. Sono qua. Io voglio iniziare, stamattina abbiamo iniziato con la messa e il Vangelo parlava di questo seme di senape che poi diventa un grande albero. Il nostro scopo è proprio quello di portare tutto ciò che impareremo, conosceremo, sperimenteremo anche in questa GPG della nostra diocesi, ma anche e soprattutto nella nostra regione. È bello poter conoscere tutti questi ragazzi. Sì, a Grassano, Albano, insomma siamo veramente rappresentanti di tutta la regione, per cui già nel Pullman facciamo conoscenza, ci confrontiamo, è un continuo divertimento, un continuo stare insieme. Naturalmente tutto questo serve per poi vivere bene anche la GMG.